Buongiorno a tutti, Abram, si pronuncia Abram. Prima che di sentire una camionata di Abram, vi dico che si pronuncia Abram. È uno dei nomi probabili, ma io per sostituire Dinzeko, ma io prima di pensare a questi, voglio vedere Dinzeko alla Pinetina. Perché in questi anni, insomma, si è sempre stati sul punto di. L'anno scorso addirittura a Verona c'era una macchina della Juventus che lo aspettava finita la partita e poi invece è rimasto. E io sono grato a Edin Dzeko, un giocatore che mi ha fatto spellere le mani dagli applausi. E non mi sono piaciute molto le diatribe che ha avuto con i vari allenatori, un po' con tutti. Ma è un orgoglioso, è un fuoriclasse, quindi magari ci sta anche. Credo che sia arrivato il momento, probabilmente, di lasciarci, anche se sono convinto che Dzeko ha iniziato questa stagione con un piglio diverso. Sarà anche per Mourinho, però gli ho rivisto gli occhi della tigre. Quindi probabilmente ovunque andrà farà bene, perché comunque sia è un giocatore integro, non ha mai avuto grossi infortuni. È un atleta, nel fisico e nella mente. È uno che si prepara maniacalmente, sta molto attento a tutto. Felicemente sposato, non è uno che fa stravizi, che esce di notte, non lo troverete mai nelle discoteche, insomma, più ambite della capitale o delle varie città, insomma. Però voglio vederlo prima, come diceva un mio grande amico, anzi fratello, in un video che ho fatto questa mattina prestissimo. Dice lui lo vuole vedere con la maglietta dell'Inter, e anch'io, perché ripeto, in questi anni sembrava che andasse prima all'Inter, poi alla Juve, Chelsea, poi di nuovo all'Inter quest'anno, e lo vogliamo vedere. Mi auguro che la Roma si faccia pagare almeno 1,8 milioni per non fare una minusvalenza, ma probabilmente di fronte al guadagno relativo all'ingaggio pesante, Dzeko costa quasi 14 milioni l'anno all'ordo, quindi probabilmente sarà mandato via, gli sarà concesso di approdare all'Inter lo stesso, però lo vogliamo vedere. I sostituti sono diversi, e soliti nomi, Belotti che costava 35, adesso improvvisamente costa 18, ma credo che si possa spuntare ancora meno. Isak è un giocatore che chi mi segue sa che ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, prima dell'Europeo. Mi fa strano perché Isak, se andate a vedere il video, prima dell'Europeo costava sui 20-25, adesso chiedono almeno il doppio perché ha rinnovato. E siamo sempre lì. La puntualità nel fare e la prontezza nel fare affari a volte ti fanno risparmiare un sacco di soldi. Ricordo le parole di Walter Sabatini, appunto parlava proprio di prontezza e di velocità nel fare affari. Altri nomi, Icardi continua a professarsi legatissimo al PSG. Credo che sia lui che la famiglia comunque verrebbero volentieri a Roma, ma ci sono problemi di ingaggio, l'ingaggio è molto alto. L'altro nome relativo a Abram, quello che facevo all'inizio sulla pronuncia, è un calciatore che è un po' scomparso negli ultimi anni, causa problemi interni, anche probabilmente problemi con l'allenatore. Certo che sembrava una stella di prima grandezza 4-5 anni fa, adesso meno. Non so se sia disposto a lasciare la Premier e venire a giocare in Italia. So che è seguito anche dall'Atalanta. L'altro nome è quello di Shahd Rasmoon, che è anche il mio preferito perché è iraniano, perché è forte, perché è un profilo basso, ma è un giocatore molto 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 forte.
di tutto il pacchetto di quelli che sarebbero ripagabili sostituti di Dzeko, diciamo che quello lì è il mio preferito, visto che altri che mi piacevano tanto, tipo Pazza Ondaka, ormai si sono accasati altrove. Vedremo cosa succederà, ripeto, prima di tutto vedremo se Dzeko andrà via, veramente. Perché ricordiamo che comunque lui e famiglia stanno benissimo a Roma e ci mancherebbe altro. Ricordiamo anche che all'Inter comunque ci potrebbero essere dei problemi anche sui pagamenti. Dzeko sappiamo che è molto attento al soldo, giustamente. E insomma, l'assenza della società durante l'ultimo anno, la mancanza di riferimenti, i pagamenti posticipati, ritardati, magari potrebbero essere anche una variabile. Vedremo. Per quanto riguarda, ripeto, il sostituto, non lo so, non so neanche se alla Roma converrebbe rimanere così e magari puntare tutto su uno o due centrocampisti forti. Questo non lo so, lo vedremo in seguito e se ci sarà qualche notizia particolare interessante ci risentiremo più tardi. Io nel frattempo vi auguro una buona giornata, una caldissima giornata, quasi si suda, condividete il video, iscrivetevi al canale, io vi saluto, vi voglio bene, grazie per tutti i nuovi iscritti e forza Roma, ciao a tutti.